Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ci sono nuove sfide parlamentari, perché ormai si parla di sfide al Senato. La maggioranza non ha più i numeri per far passare alcune leggi e dove ha i numeri, dove non è richiesta la maggioranza assoluta, ma la maggioranza relativa, cioè il numero, la maggioranza dei presenti. Anche lì ci sono dei problemi con alcune leggi, come il MES, che i 5 Stelle hanno deciso di non accettare la riforma appunto del MES, discussa da Gualtieri in Europa senza autorizzazione del Parlamento. E capite il perché? Se fosse passata in Parlamento con una votazione per mandare Gualtieri in Europa, perché la legge dice così, che per andare a trattare in Europa a nome dello Stato devi avere l'autorizzazione del Parlamento. Se Gualtieri e il governo avesse chiesto l'autorizzazione per andare in Europa a parlare della modifica del trattato del MES, sicuramente, molto probabilmente, non ci sarebbe stata questa autorizzazione e quindi un veto preventivo. Adesso, visto che Gualtieri è andato senza autorizzazione in maniera illegale, adesso tornato chiede, che deve farlo per forza, l'autorizzazione al Parlamento per ratificare la modifica di questo trattato. E questa modifica i 5 Stelle non la vogliono fare, capitanati da Beppe Grillo, che è tornato allo scoperto dicendo no assoluto al MES, in sotto qualsiasi forma, che sia l'autorizzazione a modificare il trattato o il prestito dei 37 miliardi. Quindi ci sono nuove votazioni che passeranno per il Senato, non solo questa, ma anche quella sull'immigrazione. Poi ci sarà quella sulla legge di bilancio e quindi intercorre una telefonata lunga tra i due leader del centrodestra, Matteo Salvini, a capo della Lega, e Silvio Berlusconi, a capo di Forza Italia. Ci sarebbe stata una telefonata lunga e costruttiva, quindi un centrodestra compatto, quello che si appresta a fronteggiare il governo nelle prossime discussioni parlamentari e votazioni. Quindi giunge la notizia di una telefonata fra i due, una conversazione fra i due alleati che, secondo quanto riferito alle agenzie di stampa, è stata lunga e costruttiva. Nessuna spaccatura, dunque, fra i due capi politici che si preparano a dare battaglie su temi importanti quali salute, lavoro, futuro degli italiani, nessuna stampella alla maggioranza di governo, da tempo oramai appesa a un filo e pregna di dissidi interni, sia per quanto riguarda la compagine grillina che per quella Dem. Il centrodestra si batterà anche contro quelle che vengono definite le imposizioni europee, imposizioni che mettono a serio rischio il lavoro ed i risparmi del popolo italiano. Il 9 dicembre ci sarà questa votazione, fra 3 giorni, sulla riforma del MES. Anche Sestino Giacomoni, deputato azzurro, dice coerentemente e fermamente ribadiamo il nostro no alla riforma del MES. Salva Stati, che così come concepita pone delle condizioni molto pesanti al nostro paese, persino paradossali. E infatti, dichiarato, come riporta la DN Cronos, il rischio è che il nostro paese e il Parlamento europeo siano esautorati dal controllo. In queste ultime ore il centrodestra si è rivelato unito dopo che Berlusconi alla fine ha trainato Meloni e Salvini per andare a votare sì allo scostamento di bilancio, perché il governo aveva promesso di aiutare gli autonomi e di spostare le tasse. Sì, certo, una cosa positiva, però il fatto è che il governo ha voluto parlare solo con Berlusconi, cercando di esautorare gli altri due e di avere dei colloqui da adesso in poi solo con Berlusconi, praticamente eleggendolo loro al leader del centrodestra. Si tratta solo con Berlusconi. Solo nella giornata di ieri, poi, i leader del centrodestra hanno fatto una protesta fuori
fuori da Montecitorio contro quelli che chiamano i decreti in sicurezza, i decreti Zingaretti, i decreti clandestini, come dice Matteo Salvini, quelli nuovi che cancellano quelli di Salvini, ma realmente quelli nuovi non sono decreti sicurezza, sono dei decreti, come dicono i leader, in sicurezza, perché non è un decreto che va incontro alla sicurezza, va nel senso opposto, va ad aprire ancora di più le maglie. A questa protesta davanti a Montecitorio ha partecipato Tajani, Meloni e Salvini. Sono stati compatti i tre leader, vabbè, Tajani è il portavoce di Berlusconi. Hanno manifestato insieme contro l'ennesima diretta di Conte. Conte, al posto che andare alla Camera, è andato a fare la diretta Facebook e la diretta della Presidenza del Consiglio. Ma l'obiettivo dell'opposizione è quello che fanno sapere, univoco, di tutelare gli italiani. E così la telefonata Salvini-Berlusconi. Fonti a loro vicini, sia a Berlusconi che a Salvini, fanno trapelare che il centrodestra si conferma compatto a difesa del lavoro, del futuro e della salute degli italiani. Salvini e Berlusconi hanno condiviso il no a imposizioni europee che mettono a rischio i risparmi e il lavoro degli italiani. Non ci sarà nessuna stampella per una maggioranza divisa e litigiosa. Vedremo poi cosa succederà quando ci sarà da votare il sì ai 30 o il no ai 37 miliardi del MES, perché il PD vuole portare a tutti i costi in Parlamento la votazione per il MES. Una questione puramente e prettamente ideologica. Il PD vuole prendere questo MES solo perché il centrodestra dice di no. Quindi una questione prettamente ideologica dalla parte di sinistra, perché dalla parte di destra il no è motivato oggettivamente da dei problemi che potrebbe comportare, anche gravi e gravissimi, l'utilizzo di questi soldi che si possono reperire da altre parti. Il Presidente del Consiglio, nell'ultima conferenza e anche nella penultima, ha proprio confermato che questi soldi non servono, o se dovessero servire si prendono da un'altra parte. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.